Allora, eccoci qua, siamo rientrati alle mie spalle, vedete la schermata di Rai News 24 online. La Turchia, allora il Premier denuncia un tentato golpe, però di fatto sembra che i militari siano entrati nella TV di Stato e dicono abbiamo preso il potere. Una situazione assolutamente nuova. Shores, è una cosa inaspettata oppure No, questa azione militare in ma Turchia guarda, poteva avere sì, una. poteva benissimo perché Erdogan stava portando e sta portando la Turchia in una strada di non ritorno, perché in pratica questo uomo è al potere dal 2003, prima come sindaco di Istanbul, poi 2 volte premier e poi presidente della Repubblica. Cercava di modificare la Costituzione facendo la Repubblica presidenzialista proprio diventava un vero dittatore, lo è anche adesso. E poi la guerra interna, oltre l'aiuto che ha fatto per 2 anni all'ISIS, ha avuto una posizione molto ambigua nei confronti, perché ci sono documenti proprio che i giornali turchi, il primis, il giornale Hurriyet e Millet, che hanno denunciato il dossier, appunto la consegna delle armi all'ISIS, e sono stati chiusi, e i giornalisti, al Certo. cominciare addirittura, sono stati messi dentro. Perciò i militari probabilmente non ce la facevano più, perché la guerra che è in corso ormai da 6 mesi e che la stampa ne parla pochissimo, contro la popolazione curda, sono 20 milioni di curdi in Turchia ormai da un secolo, dalla nascita della nuova Turchia. Questo popolo è privo di tutti i diritti. Certo. Senatore Santini, allora, cosa ha trovato? No, Allora, co comunicazioni bloccate, sulla Turchia no? c'è una dichiarazione dei militari secondo cui hanno preso il potere, quindi avrebbero bloccato i due ponti sul Ponti sul Bosforo, Bosforo. c'è l'aviazione che sorvola la città, sono i carri armati all'aeroporto, quindi, e Quindi poi bloccato. hanno preso la televisione, quindi adesso ovviamente credo Sì, sia sì, sì. Beh, abbastanza certo. presto per Sì, dare, però chiaro, 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 leggo chiaro. anch'io quello che sta sui siti, insomma, Sì, beh, chiaramente le dell'informazione. notizie, anche perché È un fatto clamoroso, comunque, io credo, al di là che potesse essere previsto anche perché era dalla l'unico gestione, è un modo fatto clamoroso destinato a ad avere modificare. molti, molti riflessi nella vicenda. Nella Certo. stessa vicenda di cui parlavamo fino a poco fa, perché siamo sempre L'ambito. in quell'arco di situazione, cioè Comunque le modalità con cui Erdogan ha fa. violato i principi di Non c'è Atatürk, dubbio, quello è non il c'è dubbio. discorso che i militari non potevano accettare, Non quello è c'è il dubbio, non discorso. c'è dubbio. Professor Era Kasen, una dittatura. cambia non poco lo scenario Sì, ma anche se perché dovessero. c'era un tentativo abbastanza avanzato di far entrare la Turchia in tempi più o meno lunghi nella comunità europea. Questo colpo di Stato rimette tutto il contatore a zero. Adesso quanto valga questa cosa e come si svolgerà? Questa è tutta una domanda da fare. Però, vista da vicino, sicuramente abbiamo un personaggio come tutti gli altri dittatori dell'Oriente che non va bene. Vista dall'alto, cioè da distante, continua imperversa l'instabilità del Medio Oriente. Certo, Questo mi anzi, preoccupa di più, in questo caso appunto si perché allarga se incominciamo a ulteriormente fare un'area. guerriglia in Turchia, non è più finita, insomma, cioè noi non siamo in una cassaforte e soprattutto con questa sorta di buonismo nell'accettare le persone, che poi è tutta una farsa all'italiana, no? Perché cosa succede? Io vorrei che fosse Bottero a spiegarlo, perché io lo dico, ma lui lo vive, no? Cosa vuol dire una persona ospitata in Italia? Il problema, l'operazione ospitalità degli immigranti clandestini è una delle più grosse operazioni della mafia in Italia, no? Supportata dal governo. Io dico quello che penso senza problemi. Supportata alla grande, perché? Misuriamo le parole. No, 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 le misuro. Io le misuri lei. Allora, questi qua gli danno 35 euro a chi li tiene, no? L'ha detto quello della mafia che è stato intercettato, dice al suo compare, ha detto moia a droga, dice perché è pericolosa, vieni con noi che si guadagna di più ed è legale. Allora, uno che ha 100 profughi in casa, cosiddetti, noi gli danno 35 euro, ne spende 20 al giorno, ho fatto i conti. Questo
15 sono, come si celebita, l'utile, con 100 fanno 1500 euro al giorno, che fanno 45.000 euro al mese, che con 200 la caserma di Treviso fa 90.000 euro al mese, se 50 sono scappati e non li hai registrati fa 120.000 euro al mese. Allora professore, se lei mi dà uno stipendio da 120.000 euro al mese, io sono disposto a dire che il lavoro è un lavoro serio, onesto e che si va in paradiso. Questa è la realtà, mentre noi stiamo prendendo per i fondelli questi signori qua, che sono nostre vittime, tutte e due le razze che ci sono dentro, perché ci sono due tipi di persone. Ci sono i veri profughi, che aspettano due anni prima di essere riconosciuti, quando che se uno viene dalla Siria ci vogliono 5 minuti per dire che è siriano. Ci sono quelli che non sono profughi, che provano, e sono delle persone, scusatemi, che magari non hanno gli stessi diritti nostri, perché non è vero che abbiamo gli stessi diritti, perché un signore che nasce nel Sud Sudan oggi a scrivere è successo campare fino a domani, un signore che nasce a Padova oggi fanno una festa. Allora ci sono questi aspetti qua, queste persone che sono degli immigrati clandestini che in ogni paese vengono ributtati indietro in 5 minuti, passano la notte in guardina e poi vengono ributtati indietro, li mettono in giro per i paesi creando problemi e facendo nascere il razzismo, no? E alla fine quelli che vengono riconosciuti come clandestini gli danno un foglio di carta dicendo lei deve tornare a casa, eccetto quanto chi torna a casa. Quelli che invece vengono riconosciuti come profughi gli danno un pezzo di carta dove è scritto lei è profugo, fuori dalle balle dai centri, e si arrangi. Allora se uno è profugo gli si fa un programma di inserimento, se uno non è profugo si rimanda a casa sua e gli si spiega che non è così che si immigra. Noi oggi abbiamo un problema grosso di crisi, non abbiamo questi qua, io l'ho sentito anche i vari interviste, noi siamo la terra del wifi, no? Cioè vengono qui e se non hanno il wifi si preoccupano. Io mi sono dichiarato profugo l'altro giorno perché a casa mia non arrivava il wifi, spero che questo aiuti, no? Cioè non facciamoci prendere per i fondelli, e non prendiamo per i fondelli loro, perché questi signori non sanno dove sono arrivati, che mestiere faranno caso mai fosse possibile, non sanno l'italiano, nessuno glielo insegna, non c'è nessun programma. E poi un'altra cosa che, guardate, questa cosa qui la pagheremo nei prossimi anni, è vomitevole. Quando gli dicono facciamogli fare i lavori socialmente utili, allora la legge o è uguale per tutti o è quasi uguale, che è una cosa diversa. Se tu lavori, viene qua l'ISPESL e ti fa una verifica. Devi avere il permesso di lavoro, devi avere fatto il corso di sicurezza, essere stato informato sui problemi di sicurezza. Questo lo si fa in italiano, perché il DVRP, scusatemi, tutti ce l'hanno in italiano, qui non è previsto che sia fatto in altra lingua. Poi li fanno lavorare per i comuni. Allora, o il lavoro serve e lo si fa fare un'azienda, o il lavoro non serve ed è una presa per i fondelli. E se non viene pagato, ricordatevi che la Germania sta ancora pagando la paga di quelli che hanno lavorato volontariamente al tempo dell'occupazione, perché non esiste un lavoro che non venga retribuito. E questo magari non sarà scritto sul Corano, ma sul Vangelo è scritto, no? Che bisogna pagare l'operaio. Allora, questo meccanismo che crea tensioni sociali dove non c'erano, che va a scaricare sui sindaci le tensioni delle persone. E poi dall'altra parte cosa succede? Abbiamo 4.800.000 italiani che sono sotto il livello della povertà, e ultimi dati Istat, uno si presenta in comune e il sindaco dice non c'ho soldi. Allora questa cosa qui, scusatemi, se sono 35 per i clandestini, almeno 34 per gli italiani, no? O no? Io conosco un signore, ho qui la telefonata, anzi l'SMS. 35 non vanno ai clandestini. Ho capito, ma se gli ridanno una famiglia, ci sono famiglie che non riescono a sbarcare il lunario. È uno stipendio. Sai, 35 è un bel stipendio, cioè ce la farebbero tranquillamente. C'è un signore al mio paese che prende 293 euro di pensione. Ha avuto un tumore al cervello, un ictus, e sta diventando leucemico, spende 200 euro al mese di medicinali, perché c'è la stretta anche su questo, è andato in comune e ha detto guardi, non c'è niente. Allora questo cosa deve fare? Cosa deve fare? È chiaro che poi si arriva alla provocazione, uno dice date la mande moro e dica che te sei un profugo, no? Perché c'hai diritto alla cura, all'alloggio, alla telefonata, al wifi, e se si dorme al caldo, è andato lì il prefetto, direi no, è veramente caldo. Quanti dei nostri dormono al caldo senza aria condizionata e hanno problemi? Allora l'equità deve essere per tutti. Lì stiamo facendo una gigantesca operazione pro mafia. Ok, sentiamo la signora Michela, dopo diamo la parola a Santini che per replicare a Bottero. Buonasera signora Michela.
Pronto, buonasera a tutti. Prego. Io questa mattina ero un po' sconcertata perché è la prima volta che sento il soprannome veneto, gli elicotteri della polizia che volavano rasenti i tetti delle case. Probabilmente c'era qualcosa di grosso intorno qui questa mattina, e questa è una prima mia ipotesi. Un altro promemoria per il senatore che abbiamo lì: vorrei chiedere al senatore perché siamo costretti a pagare un canone RAI quando per tratti di giornata e anche per giornate intere qui ad Annone Veneto io non vedo il segnale della RAI. Perché devo continuare a foraggiare questa RAI? Adesso veniamo al nostro dunque. Chiedo a voi signori perché mai la signora Laura Boldrini è andata ai funerali del nigeriano, che poi abbiamo sentito che c'era anche un qualcosa di giornalisticamente non detto bene, mentre dai nostri 9 sgozzati ad Acca non c'è stata anima viva di governo. C'era dal nigeriano la Boldrini, la Boschi, David Sassoli, che se non erro è anche ebreo di religione, e c'era la Cécile Tiens, mentre per i nostri 9 funerali dei nostri 9 sgozzati non c'era nessuno del governo. E veniamo alle multinazionali. Le multinazionali sono la rovina di tutto? Probabilmente sì, però diciamo pure che la politica è serva delle multinazionali, perché come ha detto Botero abbiamo 5 milioni di poveri e pensiamo a quelli prima, e abbiamo addirittura una cosa che è stata ricavata in questi giorni, che la povertà tra nord e sud adesso è quasi uguale, mentre al centro c'è molta meno povertà. Mi chiedo e mi domando, ad esempio, cosa hanno ancora da svendere in Veneto se abbiamo i gelatieri bellunesi, ad esempio, che devono svendere la loro conoscenza, la loro capacità di far gelati ai cinesi, se abbiamo le spiagge che prima o poi dovranno essere svendute e quant'altro. Quando saremo costretti a non avere più niente, saremo schiavi di chi? Dei marocchini? Dei musulmani? Vi ringrazio e buonanotte. Grazie, grazie signora Michela, buonanotte a lei. Senatore Santini, allora a rispondere a Bottero e anche alla signora Michela. Confesso la mia ignoranza sulla vicenda di Annone Veneto, perché comunque prendo atto della richiesta e cercheremo di dare una risposta. Onestamente non so risponderle, signora, sul tema del perché non c'è segnale RAI. Probabilmente ci sarà, immagino, qualche complicazione di antenne, di ponti, e bisognerà sicuramente operare. No, la vicenda adesso dei profughi è una vicenda molto, molto complessa, è difficile in qualche minuto parlarne, però io starei un po' più attento a generalizzare la questione, insomma, no? L'Italia è un paese, come sappiamo, di frontiera, una frontiera marina, quindi di difficile gestione, e si scarica sull'Italia, in particolare dopo la chiusura della via terrestre, si scaricano delle problematiche che non sono solo italiane, sono europee, e che purtroppo l'Europa non gestisce al meglio. Dopodiché noi siamo stati proprio mercoledì scorso tre parlamentari veneti a un colloquio di 2 ore con il prefetto Morcone, che è il responsabile, diciamo, del Ministero degli Interni. Dopodiché, che le modalità in cui si fa l'accoglienza siano delle modalità da migliorare e in certi versi anche da cambiare, siamo assolutamente d'accordo. Il problema è che, per esempio, la cosa più semplice e anche che tutti capiamo, cioè i clandestini vanno rispediti al mittente, è una cosa che lo stesso governo dice, ma è difficilissima da fare, perché per poterlo fare esistono delle convenzioni internazionali con i paesi che gli ricevono, perché già è successo più volte che gli aerei partiti dall'Italia, atterrati negli aeroporti, sono rimasti chiusi e sono ripartiti per l'Italia con le persone dentro. Questo purtroppo è successo, e non è che si può andare lì. Allora, bisogna trovare delle vie di uscita. Allora, sicuramente ci sono dei problemi sui tempi. Il problema che dice lei è questo: cioè il rifugiato riconosciuto ha un diritto, poi nel paese in cui è riconosciuto, di cercarsi un lavoro, di cercarsi una soluzione, e questo fa parte. Questo avveniva quando i numeri erano diversi, avveniva in maniera abbastanza, diciamo,
abbastanza, non dico automatica, ma in un arco di tempo, no, ma in un arco di tempo accettabile. Il problema è che noi abbiamo sempre a livello internazionale, anche chi riceve un diniego in prima istanza ha diritto a un ricorso e ha diritto nel frattempo di essere. Ecco, allora oggi per esempio siamo riusciti a ottenere, la prima volta che succede, che da una commissione che c'era in Veneto sono diventate due, sono diventate tre, oggi è stata insediata anche la quarta commissione a Treviso e quindi adesso i tempi di riconoscimento, anche soprattutto dei ricorsi, perché il riconoscimento avviene, il primo avviene diciamo in prima istanza quando si entra, l'altro il ricorso avviene con molti mesi di distanza, vengono accelerati in modo tale. Terza cosa, noi stiamo studiando una modalità per cui per lunghi periodi, come sta avvenendo, è contro ogni principio civile, umano e anche di equità che la gente rimanga senza far niente, no? E creando poi anche, come dire, preoccupazioni legittime nei territori. Allora, ci siamo inventati, quando non c'erano altre norme, il lavoro volontario lì, per fare quel lavoro lì, come dice lei. Alcuni comuni l'hanno fatto anche a Padova, anche in altri posti, 20 ore alla settimana, lavori che in genere non vengono fatti perché non si possono fare altri tipi di lavori, con un protocollo INAI di copertura, con la firma della persona che è lavoro volontario, cioè non è lavoro su cui richiederà mai niente di indietro, eccetera, eccetera. Adesso si sta cercando di dire se anche in questo periodo di attesa del ricorso, che va comunque ridotto, possano fare del lavoro dentro i 35 euro, cioè quel meccanismo lì venga anche permesso, per esempio, che dei tirocini, delle forme di lavoro vengano fatte in modo tale che si elimina l'incongruenza più grande, che 10.000 persone in Veneto in questo momento, 10.000 in Veneto in questo momento, grosso modo sono gli stessi numeri delle altre regioni a noi simili, sono sostanzialmente in dei posti o nelle case o nelle basi militari o dove sappiamo, a non fare nulla con tutti i problemi. Certo. Però la risposta a questo, adesso ovviamente tutte le deviazioni su cui la mafia si è inserita vanno colpite, a mio avviso, in modo anche più violento di come è stato fatto. Non vorrei che finisse massa impressa. Ho detto anche in modo più violento di come è stato fatto, ed è stato fatto comunque, no? anche dalle nostre parti. Quindi su questo non c'è discussione possibile e io sono d'accordo che se c'è questo deve essere colpito in maniera proprio radicale. E si sta facendo. Dopodiché rimane il problema che una delle tante contraddizioni di questo mondo, così come abbiamo visto, è anche quella che arrivano migliaia di persone il terzo anno consecutivo, no? Si sbaglia quando si dice non è un'emergenza, perché invece è un'emergenza perché si sommano quelle dell'anno prima, quelle dell'anno prima, e bisogna affrontarlo seriamente trovando una politica. Lo Stato italiano, il governo italiano ha fatto una proposta anche interessante, che è quella giustamente che si diceva, cioè in gran parte, a parte alcuni stati, ci sono molti stati che sono attraversati dal fenomeno, che potrebbero dare una mano, stati terzi come si dice, ed è questo Migration Compact, insomma un accordo perché molte persone di queste che emigrano invece vengono aiutate, aiutando i governi del posto. È un lavoro su cui, se l'Europa ci credesse, potrebbe essere molto importante, perché l'Africa non è un paese sottosviluppato, è un paese che può svilupparsi. Purtroppo non riusciamo ancora a convincere i nostri partner europei che va fatto, ma dobbiamo continuare a farlo. Ritorniamo a questa parola Europa, che stiamo ripetendo. Dire, no? Quando si dice che il governo ha difficoltà, se non sono capaci vanno via, arriva qualcun altro, perché guardi, è molto semplice. No, ma ha difficoltà con gli stati? No, guarda, è molto semplice, la difficoltà con gli stati. No? Lei sa cos'è il money transfer? Si vieta il money transfer, certo, ai stati che non ci stanno a fare l'accordo. 5 minuti. Botero, allora, guarda, io sono la cosa, la siccome la vivo, non anche, hanno mai provato questo. La vivo anche perché sono 3 settimane che giro per i posti del Veneto dove ci sono questi problemi qua. Allora, c'è un precedente in Italia. Ministro Maroni, sapete come l'ha risolto? L'ha risolto con una gigantesca sanatoria. Qual è la differenza rispetto ad adesso? Che allora, per fortuna, c'era un'economia, eravamo nel 2003, che qui anche in Veneto, che dava, anzi, no, vi ricordate che gli industriali davano addirittura gli spazi, no, nei capannoni, questa sanatoria non se n'è accorto nessuno. No, io me ne sono accorto, ma l'ha fatta, ma migliaia di persone. Allora è chiaro, adesso questo non si può più fare, era sbagliato anche allora, bisogna fare delle cose, per fare le cose seriamente in un momento che ha queste complicazioni
storiche, economiche, conflittuali, di terrorismo che vediamo, purtroppo esige una grande capacità di serietà e di equilibrio. Ci dicono che quel signore siamo della Nigeria era un profugo, non lo è, la Nigeria non è un paese in guerra, ha una provincia che ha dei problemi, ma tutto il resto siamo in chiusura di trasmissione, e sicuramente sulla questione immigrazione, accoglienza dovremo tornarci necessariamente, ma come vedete i fatti dell'attualità purtroppo prendono il sopravvento. Abbiamo iniziato parlando di un atto terroristico di ieri sera a Nizza e chiudiamo questa nostra trasmissione parlando di un colpo di Stato in Turchia. È stato chiuso l'aeroporto di Istanbul, come vedete ci sono i carri armati per strada, Erdogan, la CNN turca dice che è in un posto sicuro, adesso cercheremo di capire che cosa succederà, però io vorrei dedicare questi ultimi tre minuti di trasmissione per avere da parte vostra un commento anche su quelle che potrebbero essere poi gli sviluppi di una situazione che potrebbe diventare critica per tutto il territorio. Gori, inizierei da lei. Beh, la Turchia, almeno negli ultimi 10 anni, non è mai stato un paese stabile. Come diceva il collega Surme, Erdogan ha avuto sempre un po' il pugno di ferro. Quindi era prevedibile qualche reazione. Sono sincero, non prevedevo una reazione così immediata e tantomeno prevedevo un così forte colpo di Stato per mano dei militari. Un paese che voleva entrare tra l'altro in Europa, se fosse stato già in Europa cosa sarebbe successo oggi? Non solo, ma la presenza di carri armati, jet, io prevedo un'azione tra militari, quindi sicuramente certo. Qui ci scapperà qualche morto. Certo, ci sono problema altri commenti che si leggono. Quali saranno gli sviluppi successivi? Sì. Chiaro, perché non credo che il golpe possa andare avanti per mano di 10, 20, 100, non si sa militari. Certo. C'è un esercito di un intero paese che va contro questo golpe, quindi ci saranno dei morti. Come reagirà la cittadinanza? Come reagirà il popolo turco? È lì il problema, è il dopo, non è il golpe di questa sera, è il dopo. E questa è un'incognita, nessuno può prevedere. Certo. C'è chi è nato? Per me la Turchia è sempre stata quella di Kemal Atatürk, io credo che Erdogan si stesse spingendo troppo in là, la Turchia è comunque un paese della costituzione laica, per cui effettivamente credo che la popolazione fosse esasperata, molti prigionieri politici, i giornalisti, i dissidenti imprigionati, c'è sicuramente da stare attenti a non ripetere quell'esperimento che è quello egiziano, che sicuramente sta... oggi ha un sacco di lacune, questo di sicuro. Certo, tra l'altro le notizie sono poche anche perché sono state bloccate le comunicazioni. Sì, no, questo sicuramente è un fatto molto grave perché anche se in generale i militari erano sempre dietro le quinte perché non hanno mai cessato nella loro attività di monitorare il governo islamico della Turchia, perché sono stati sempre i militari a mandare Erbakan prima di Erdogan a casa, perché appunto anche quello cercava di islamizzare la Turchia. La Turchia è secolarizzata, c'è poco da fare, e il fatto che questa sarebbe la seconda volta, perché la prima volta, il primo golpe è stata con generale Efrin nel 1981 e c'è stato un bagno di sangue. Allora quindi, speriamo che non questo non debba svilupparsi così. Santini? Sì, certo, adesso la preoccupazione immediata è la guerra civile, cioè il fatto che questo... Quali possono essere le conseguenze, le posizioni? Sia diviso e che non tutti seguano, diciamo così, i golpisti, però adesso questo si può sapere poco perché certo. Obiettivamente... Però certamente la situazione era instabile, insomma il Premier era stato, il Presidente del Consiglio, diremo noi, era stato dimissionato 3-4 settimane fa, dopo quello presentato in Europa come l'uomo della trattativa, eccetera, vi ricordate, sulla vicenda dell'immigrazione, e poi è stato fatto dimettere senza niente, quindi non avevamo più un governo sicuramente legittimo, quindi probabilmente i militari, c'è da augurarsi che non ci sia l'esercito diviso, perché se l'esercito è diviso diventa una situazione ingovernabile. L'alleanza tra la Turchia e l'Arabia Saudita non è andato giù ai militari perché non hanno mai accettato questo fatto. Botero? No, sono d'accordo una volta tanto con Santini, cioè che speriamo che non venga la guerra civile. Io credo che l'esercito sia abbastanza compatto, l'esercito turco tradizionalmente è laico,
La tradizione di Kemal Atatürk è molto laica, però la Turchia profonda è ancora profondamente arretrata, più che islamica, e i movimenti del presidente non sono piaciuti. Spero che non parta la guerra civile e spero che sistemi la questione del Kurdistan e spero che riconosca la storia, perché bisogna riconoscere la propria storia. Anche il Papa l'ha richiamato l'altro giorno, no? La storia come si dice, del massacro degli armeni, perché guardate, sapere riconoscere i propri difetti è importante per andare avanti, perché ripeto quello che ho detto prima, a me non interessa tanto il passato, lo studio, ma dobbiamo andare avanti. Io spero che gli amici di Miliet e gli amici di Canal D che ho conosciuto li liberino, perché sono dentro per aver detto che si poteva fare meglio. Lui non è che ha criticato il governo, no? Nel senso, si può fare diverso, ha detto ha fatto bene, però volendo si poteva fare meglio, tutti dentro. Certo, certo. Professor Case. Io sono stato in Turchia nel 1967 ed era un sogno. Potevi camminare libero, ci accampavamo sulle spiagge che erano deserte, allora il turismo non esisteva ancora e nessuno ti disturbava. Abbiamo girato tutta la Turchia e siamo tornati a casa tranquilli. In quel periodo c'è stata la svalutazione della lira turca e passò da 50 lire italiane a 14, per cui ci siamo trovati ricchi improvvisamente. E quindi abbiamo allungato il viaggio. Erano tempi in cui, diciamo che il mio viaggio a quell'epoca è costato circa 100.000 lire ed eravamo in due. E oggi la Turchia non è più quella. Sicuramente Atatürk, che è il papà della Turchia, ha creato un mondo laico, un mondo meno legato, ha diviso il mondo, è quello che ha fatto la riforma gregoriana, ha diviso i laici dai clerici sostanzialmente, ed è giusto in questo senso, perché se non si arriva all'estremismo. Però il mondo cambia, ma quello che io mi domando, perché niente nasce per niente, chi c'è dietro questo colpo di Stato? Perché non credo che nessun generale turco, ebbi modo di conoscere il presidente della Turchia nel 1970, fui ospite suo nel suo yacht, non credo che succeda niente se non i militari vengano in qualche maniera... Come? Indirizzati. Così, confortati. Sì, ma c'è la NATO. Confortati nella decisione. Soldato. E una volta confortati nella decisione, allora dice: bene, hai la benedizione, vado e faccio. È chiaro che queste discontinuità del potere determina sicuramente una guerra civile, perché per esempio ne potrebbero approfittare le minoranze curde piuttosto che altre minoranze, ma questo sta nella natura delle cose, perché chiaramente si approfitta di una instabilità per creare. Ma essendo un colpo di Stato dell'esercito, se questo si consolida sicuramente verrà messo a tacere qualsiasi opposizione e vedremo poi come si procederà. L'abbiamo visto un colpo di Stato in Grecia, mi sembra, no? Erano tempi molto passati e abbiamo visto da dove veniva quel colpo di Stato, e quando gli americani hanno deciso che quel colpo di Stato non serviva più, hanno rimesso la democrazia e noi abbiamo scoperto che i greci erano anche perfino democratici, nonostante avessero inventato loro la democrazia qualche millennio fa. Prima, è vero. Bene, ci fermiamo qua. Grazie a Charles Surme, a Giorgio Santini, a Leopoldo Bottero, grazie a Claudio Gori e a Piero Cecchinato, grazie al nostro editore, come sempre. Grazie a voi che ci avete seguito. Grazie. Mi scuso con i tanti che si erano prenotati. Vogliamo salutare i nostri telespettatori, essendo questa. Sì, questa è l'ultima andiamo puntata. Andiamo in ferie, a dire la verità ci sarebbe parecchio da dire ancora, perché purtroppo il mondo non va in ferie, no? E l'abbiamo visto questa sera. Ci ritroviamo a settembre, sarà sicuramente un settembre caldo, visto che saremo addirittura d'arrivo per il referendum per la riforma costituzionale. Cercheremo di capire comunque anche nei prossimi giorni come si svilupperà la politica internazionale e la questione della sicurezza e del terrorismo. Grazie. Buone per averci seguito. A tutti quanti, grazie a voi che siete stati in studio, ai telespettatori, buona serata, arrivederci e buonanotte. Grazie.